In questa edizione, per un incontro, il tema che ci ha toccato per tantissimi mesi e che è stata la pandemia. Quello che abbiamo cercato di evitare è quello che hanno fatto un po' dappertutto, cioè chiamare i virologi. Penso che li abbiamo visti, li abbiamo ascoltati, è stato giusto così, credo, però ci sembrava giusto anche ascoltare una voce che normalmente non è ascoltata. E a proposito dell'introduzione che aveva fatto Elisa ieri, prima del primo incontro, quando si parlava di competenza e cuore, in questo caso ci sembrava buona cosa invitare un giornalista che ha fatto del giornalismo d'inchiesta una sua ragione di vita, e già per questo andrebbe apprezzato moltissimo, visto che il giornalismo d'inchiesta, almeno dalle nostre parti, non lo vediamo quasi più, e questa secondo noi è una delle perdite maggiori. Lui continua a farlo, secondo noi continua a farlo anche molto bene, e quindi era giusto, secondo noi, avere finalmente qualcuno che ci spiegasse le cose anche da un'altra angolazione, un pochino più documentata, come ci sarebbe piaciuto ascoltare nei mesi passati, in modo che ognuno possa farsi una sua opinione, ma appunto con qualche carta alla mano in più. Quindi ringraziamo di aver accettato il nostro invito e di aver accettato di far parte del nostro festival, Fabrizio Gatti. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie. Uno studioso che ha passato le serate di gioventù sdraiato in laboratorio a spiare scarafaggi trova una soluzione a tutto. L'idea gli viene pensando un'invenzione cinese che risale ormai a più di 1.000 anni fa. Dopo aver provato vari metodi, riferisce l'agenzia Nuova Cina, il dottor Tian ha finalmente scoperto che usando i fuochi d'artificio per spaventare i pipistrelli e farli muovere tirando una rete, la maggior parte di loro veniva catturata. Provate a chiudere gli occhi, a immaginare la sorpresa pirotecnica dentro l'oscurità assoluta di una grotta, sotto la volta di decine di migliaia di grossi pipistrelli aggrappati con i loro artigli alla roccia. I lampi, gli scoppi, il fumo irritante, ecco, l'effetto è proprio questo. Ce lo racconta così l'agenzia Nuova Cina. Durante l'operazione, il dottor Tian si è dimenticato di prendere misure protettive. Dal soffitto della grotta l'urina dei pipistrelli gli colava sulla testa come gocce di pioggia. Se si fosse infettato, non sarebbe nemmeno riuscito a trovare le medicine per curarsi. Nel 2012 è già noto il legame tra i pipistrelli e il coronavirus della SARS, altrimenti non avrebbero mandato nessuno a raccogliere campioni. Così come proprio quell'anno si scopre che 3 operai su 6 sono morti dopo aver rimosso detriti da una miniera abbandonata nella contea di Mojang, provincia di Yunnan. Ma il dottor Tian e la sua squadra incarnano il meglio della temerarietà che piace alla propaganda comunista. Con la sua eccezionale perseveranza, lo celebra ancora oggi l'agenzia Nuova Cina, il dottor Tian ha catturato quasi 10.000 pipistrelli. 8 anni dopo. Il capo dipartimento della protezione civile porta in diretta TV, nella conferenza stampa quotidiana più seguita da tutti i canali,
il nuovo consigliere scientifico che il ministro della salute ha nominato per contenere l'epidemia in Italia. E il consigliere scientifico, in 39 secondi, demolisce a parole quanto in questi giorni ho spiegato ai miei genitori, alla mia famiglia, agli amici e ai miei lettori. Le mascherine alla persona sana non servono a niente. Cioè, le mascherine servono per proteggere le persone malate dall'esprimere con la loro vociferazione ed evitare. E servono per proteggere il personale sanitario, perché naturalmente, essendo a contatto con il malato, la vociferazione del sanitario potrebbe essere. Quindi, per chiarire, le mascherine di garza, quelle che oggi stanno in qualche modo per essere a ruba anche sui siti internet, non servono a proteggere i sani. Non aggiunto né tolto nulla. Sono le parole del consigliere scientifico. Giornali e telegiornali riprendono e replicano l'opinione appena sentita. Le mascherine ai sani non servono a niente.